Salve e ben ritrovati. Oggi vedremo insieme come effettuare una videopresentazione attraverso BIM Video Studio e come sfruttare al meglio le straordinarie potenzialità di questo strumento per apportare le modifiche al nostro progetto. Ma iniziamo! Partendo dal progetto di ristrutturazione che potete visionare cliccando sul link presente in descrizione, impostiamo la presentazione attraverso BIM Video Studio. Qui è presente una timeline suddivisa in 7 livelli o tracce che ospitano diverse clip o marker. Cliccando sul tasto aggiungi possiamo inserire diversi contenuti, cioè testi, immagini, clip video, illuminazione solare, effetti vari, luci artificiali e visibilità degli oggetti. Iniziamo con l'inserimento delle clip video, selezionandole tra i rullini che abbiamo salvato nel real time. Questi elementi possono essere modificati riducendo la durata oppure mantenendo fisso l'ultimo frame. Inoltre è possibile spostare liberamente la clip all'interno della timeline. Allo stesso modo aggiungiamo anche le altre clip video. Dopo inseriamo il testo settando i vari parametri e regolando la durata all'interno della timeline. Inseriamo le immagini che selezioniamo dal nostro computer o tra gli elaborati presenti all'interno di Edificius, come per esempio tavole grafiche o render. Possiamo aggiungere, attraverso un marker, anche i diversi effetti. In maniera analoga, nella traccia delle luci, regoliamo l'accensione dei punti luce. Infine, impostiamo la visibilità della copertura mantenendola attiva nella prima parte del video e nascondendola in corrispondenza della clip video finale. Ma se il nostro cliente ci chiede di apportare delle modifiche al nostro progetto, cosa accade alla nostra videopresentazione? Vediamo insieme. Spostandoci nell'ambiente architettonico, immaginiamo che le modifiche vengano effettuate tra la cucina e la zona living, con l'eliminazione di tramezzi, porta e setto centrale, aggiungendo dei tramezzi ai lati dell'ingresso. Ritornando nella sezione di BIM Video Studio, riproduciamo di nuovo la presentazione e scopriamo che è stata aggiornata in tempo reale con tutte le modifiche, a differenza di quanto accadeva nelle presentazioni classiche, dove si sarebbe dovuto registrare nuovamente tutto il video. Però non è tutto, infatti le modifiche possono essere effettuate anche direttamente nell'ambiente di BIM Video Studio, sfruttando la funzione di Camera Live. Qui possono essere sfruttate tutte le funzioni dell'RT BIM, apportando i vari cambiamenti. Nel caso della porta, selezioniamo l'elemento e subito appare il pannello delle proprietà, dove possiamo modificare, per esempio, la larghezza. Successivamente decidiamo di sostituire il modello di poltrona presente nella zona living con un modello che scegliamo nei cataloghi di Edificius o nel catalogo online, con pochi e semplici passaggi. Infine, assegniamo un nuovo materiale al pavimento, sostituendo il parquet presente nel modello con un grass che scegliamo sempre all'interno dei cataloghi di Edificius. Sono tante altre le modifiche che potete apportare al vostro modello e che potete scoprire soltanto provando la nuova versione di Edificius.
Il tutto sarà aggiornato in tempo reale e lo possiamo verificare sempre avviando la riproduzione della nostra presentazione. Bene, con questo ho concluso. Vi ricordo che se non avete già il nostro software, potete scaricare la versione trial di Edificius BIM1, completa di tutte le funzioni e disponibile per 30 giorni cliccando sul link presente in descrizione. Invece, se già avete il software, vi consigliamo di aggiornare all'ultima versione per poter così utilizzare le nuove funzioni. Infine, vi consigliamo di scaricare il file di esempio con tutti i settaggi e le impostazioni che vi aiuteranno a creare anche le vostre presentazioni. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro buon lavoro e vi do appuntamento al prossimo video.